Quest'oggi vediamo l'intraprendenza comunque delle persone di una certa età nell'effettuare riparazioni, è veramente una cosa che colpisce. Questo computer, questo Asus, è stato smontato da una signora matura, non so, che ha tolto le viti perché c'era un problema di alimentazione sul connettore dell'alimentatore che non faceva ben contatto, per cui ha provato a rimuovere la batteria dal computer per vedere se il problema era di batteria. Sappiamo che non c'è niente, di sicuro no. Il problema è alimentatore, power jack, non è batteria. E fino a qua sembra tutto normale, a parte l'intraprendenza di non aver distrutto niente, si spera, nel computer. La cosa più figa è che ecco la batteria. Andiamo a vedere dentro. Speriamo che le flat siano tutte in ordine. Perché questo poi è quello lì che ha la mini flat che va al pulsante di accensione, quindi non è neanche una cazzata. Oh mio Dio, è tutto staccato. È tutto oschi, staccatoschi. La mente. Ho visto. Questa è Scusa, proprio. vieni qua. Questa è È staccata. strappato. No, non è strappato, per fortuna. Spero, il connettore qua. Sicuramente è migliorato. Andiamo a rimontare la batteria. Ecco là. Allora, l'accensione qua è sulla tastiera, quindi non poteva più accendersi perché fisicamente era staccato. Scusa, questo touchpad, quindi messo così, motherboard. Teoricamente dovrebbe essere così, piegato qui. Batteria, lasciamola al suo posto. Andiamo a vedere il connettore di alimentazione se è danneggiato. Spero che sia visto qualcosa, cazzo raga. Sempre l'inquadratura messa storta. Positivo. Funziona. Massa. Funziona. Quindi il jack è a posto. Probabilmente così. Questo devo spostarlo di lato, placare il tastiero, tac, e rispostare a destra. Tac. Vediamo se si accende. 19 volt, pochissimi milliampere. Plaghiamo. Ok. Nessun assorbimento. Schiacciamo il tasto. Nessuna accensione. Questo c'è su qualche cataclisma. La tastiera, andiamo a controllare la tensione, massa, positivo, 19 assorbimento nullo. Ottomo.
non c'è un corto sulla main power line. Controlliamo la veloce i primi mossi, vedere cosa succede. Buona tensione bloccata dal primo MOSFET, l'abbiamo già visto in passato questa cosa qua. Vediamo se il gate. Gate e drain sono uniti. Andiamo a vedere col microscopio. Quindi abbiamo gate e drain uniti. In più abbiamo questo in corto, quindi questo è bruciato quasi sicuramente, il che porta questo gate a fusione insieme a questo, e questi qua essendo uniti assieme e pilotati dal BQ chip, anche questo risulta massa. Quindi togliamo questo MOSFET, questo dovrebbe scollegarsi. Proviamo. Come sta andando Wolf? Una merda. Sto usando la robina verde. Vedere se il corto è scomparso, quindi e voilà, è scomparso. Stacca. Vedete, tra i due gate sono legati assieme, che è normale sugli Asus. Io ho visto tutto, perché allora qua ho un'altra scheda madre Asus che ha due mosfettini piccolini, che è una scheda video dedicata, quindi con un assorbimento paragonabile. Andiamo a vedere se sono la stessa identica configurazione. Quindi abbiamo primo, secondo, come vedete, di tipo N, con il gate in comune. Se non è bruciato il secondo, lo andiamo a fregare da questa motherboard. Andiamo a vedere, gate in comune. Sì, vediamo il secondo che non si è bruciato. No. Perfetto, allora andiamo a staccare costuglio. Sì, beh,
Ma è scritto, cioè in rapporto. Minchia, sai che alla fine mi è arrivata lunedì arriva la collega, ho dovuto prendere un portatile. C'era in sta offerta il Lenovo, il Europad, 14 pollici. Quello in irreversibile, ah. Ma sai che è un cazzo di schermo, è difficilissimo. Eh sì, quanto costa? 8,40 watt. Sì, no, dicevo, sì. Pensavo mega offerta, fosse veramente un pezzo stracciato. No, 14 pollici no. Prova a cercare il 14 pollici. Ho chiesto giusto ieri, perché infatti mi stava mettendo su cose dei 14 e mi ha detto che il prezzo... Cazzo, certo. Sono anche delle... La benzina 1008, no, 2000 benzina. 2000 benzina, sti cazzi. Probabilmente si trova facilmente come usato. E ho visto che il tipo di... ha lasciato stare il tipo di Grand Tour. Ci ha detto che lui non riesce più a salire sulle macchine. Infatti, per questa è l'ultima serie che ho fatto. Schiantarsi aveva preso fuoco la macchina, minchia. Che tutto non l'avevano neanche ripreso, per cui c'è il fondo delle... Comunque dai, arrivi lì. Salve, stavo cercando le macchine, lei ce ne darebbe una per fare i video? E chi non vuole, cioè, sì, sì, BBC, sì. Pensi che te la riportano a casa. Ho visto adesso che abbiamo anche la cerniera staccata, cioè sono una vite ma è staccata. E probabilmente anche l'altra sta andando a puttana. Sono battute in testa, per cui proviamo a sbloccarla con le pinze. Non ce la faremo con una chiave. Che non è questa. Sì, ce l'ho. Okay. Posso imprendere quella così. Io inizio a distruggere la scheda madre. Proprio le progettazioni di me. Ringhe. Ah, ma qua manca anche una vite, ha tolto una vite di troppo. Ovviamente ha tolto questa qua che invece doveva rimanere al suo posto. E la scheda madre che... Anche questo è riparato, poi esploderà, ma esploderà dopo. Come si chiama il coso lì che avviti sotto, no? Per cui devo fare tre buchi. Ok. Clicche clacche, facce sognare, non ci fa sognare, dentro la spinna e abbiamo logo, una peccia! A riascoltare, ascoltando al contrario, perché si sparmi. No, scherzo. Ma c'è anche Francesco Super, sai, registrando che ci metto uno. Poteva fare il video, tardi. Beh, ma tanto c'è cioè, tutte le parti e non c'è una guida aggiornata. E lo stesso errore che avevo io, c'era tipo appena fatto l'aggiornamento, questa roba qua la gente. Se lo abbassi un po'. Dammi l'indicazione. Ok. Vediamo se spegne. Sì. Praticamente mi è arrivato un Lenovo HP ProBook super figo touch eccetera. Vediamo il mouse. Sì. Ok. E la batteria si carica. Tutto fa pure. No. Cioè sei tu che me lo porti in riparazione, non mi dici che... Non per me non è il tuo compito. Esatto, doveva riaccendersi per recuperare i dati, è quello.
io finché non parte di nuovo perfettamente funzionante la tastiera non la posso testare, non posso saperlo. E se voi, e se il tipo non menziona danni da liquido, pioggia, acqua, bottigliette, roba del genere, non c'è motivo. Non è arrivato diretto a te. Non c'è motivo, esatto, che io, e sì, oltretutto arrivando da un altro negozio, mi aspetto che l'altro negozio valuti anche se fa fare la riparazione al cliente, cioè in base a cosa gli dirà, gli faccia un preventivo, perché io, naturalmente, quando arrivano e gli si è versato sopra una bottiglia d'acqua, glielo dico subito, allora. Mettiamo la peggiore delle situazioni. La tastiera da cambiare. A parte il mazzone, se sono di quelle lì, sai, tipo queste che... così. Ho tutto il blocco sopra, 120 euro ti partono. Perché comunque se tra la tastierina piccola, smontare tutto, perché poi il computer quello lì era con la scheda madre attaccata qua sopra la tastiera, quindi togliere tutto, tagliare la cosa, oppure prendere un blocco nuovo inglese, sì, italiano, riattaccare... È un casino. E lo dico, quel lavoro lì costa 120 euro. Per far capire che non è una cazzata e che non posso fargli tanti sconti, ecco, devono aspettarsi che... No, cioè, deve essere un computer che ne vale la pena, sotto i 700 euro di esatto. Recupero. Lì il problema era il recupero dati. E poi ha provato a attaccare? No, io poi dopo, quando si è acceso, il disco l'ho montato e partito, non ci ho neanche pensato, ma invece il problema primario di quella macchina, secondo me, non parte... Ma è quello un po' di tutti, cioè se non la fai tu la riparazione non fanno domande, non fai domande su come è iniziato, su l'hai prestato a qualcuno, è stato all'umido, si è versato, era in uno zaino, l'hai portato a scuola, sai quelle... Cioè, ma è stesso il principio banale, cioè a me diceva, la tastiera non va, dimmi quali sono i tasti che non funzionano, cioè è proprio il concetto di cercare di capire cos'è. No, buono, per me. E io ho detto, io non, cioè, non è che mi faccio degli sconti, io vado a pagare poi 60 euro, che è una cazzata per una riparazione di una scheda madre, una cazzata da niente. Poi avete un computer che funziona, che è partito il sistema, che potete mettere la password, che potete... Si regolava di conseguenza su cosa fare. A me è stato chiesto di riparare, non è stato chiesto di recuperare i dati dal disco, di riparare. Ed è quello che è stato fatto. Solo che porca puzzola, sembra che, sai... Io voglio andare. Che tempo. A posto. Mi hanno fregato. Mi hanno fregato, questo qua è un computer Acer i3 in buono stato. Di una signora. Mi ha fatto vedere, era acceso. Ho preso, provato. Password, schermo, connettore, disco fisso, SSD. Batteria tiene pure. Praticamente mi è arrivato un... Oh, merda, no.